Se seguite questo canale già da un po', saprete che l'argomento principale dei video riguardano dei test su componenti, processori e schede grafiche. Beh, però per testare dei componenti c'è bisogno di un computer, ma non un computer qualsiasi, bensì una test bench che sia facile da spostare, facile da cambiare componenti, insomma, che sia sempre pronta per andare a testare hardware di svariato genere e tipo. Ovviamente questa non è la prima test bench che assemblo, però vi dico subito, sarà la più potente, la più versatile e la più comoda. Iniziamo. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo qui con tutte queste componenti per andare ad assemblare questa mia nuova test bench, questo computer per fare tutti i test che desidero e che vedremo in video durante queste settimane e nei mesi a venire. Ovviamente con questa scusa vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche, così da non perdere nessun video che uscirà la domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre vi ricordo anche di iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per tutto quello che è l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. Infine vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e su TikTok, così da non perdere tutti i video brevi ma in versione integrale, visto che purtroppo su YouTube vengono tagliati a 60 secondi. Detto questo, direi di partire con la scelta delle componenti. Partendo col motivo per cui ho deciso di realizzare questa nuova test bench, in primis c'è il fatto che da qualche mese a questa parte la test bench che avevo realizzato ancora diversi anni fa, con la struttura principale in legno, una cosa molto homemade che diciamo andava bene fino a un certo punto, aveva smesso di funzionare correttamente, nel senso non che il legno non funzioni più perché il legno rimane legno, ma una componente principale, cioè il riser che collegava la scheda madre alla scheda video, non funzionava più. Per questo motivo negli ultimi mesi avevo utilizzato dei vecchi case per mettere su le varie componenti e poi eseguire tutti i vari test, però vi dico era abbastanza scomoda come cosa e per questo in realtà devo ringraziare il mio amico Lorenzo che per il mio compleanno a settembre mi ha regalato questo case che intravediamo qua aperto, che in realtà è un progetto di un'azienda polacca che ha deciso di vendere insomma questi case aperti per proprio delle test bench realizzate in acciaio e che trovate, insomma, vi lascio linkato qua nella descrizione. Tutto parte in realtà da questo regalo per esigenza, in realtà perché sapeva che avevo bisogno di un case particolare che soddisfasse certi parametri e per questo motivo ho deciso di andare a realizzare tutta una nuova infrastruttura per questo computer, ma partendo dai componenti che in realtà già conosciamo perché abbiamo già visto su questo canale testati e li abbiamo già utilizzati in realtà per testare magari schede grafiche soprattutto, partirei dal processore che è l'AMD Ryzen 7 7700, preso su AliExpress a un prezzaccio circa 160 euro, e a questa cifra è un processore con la penultima architettura AMD, la Zen 4, con 8 core 16 thread e 32 MB di cache di livello 3. Processore che va benissimo per testare tutte le schede grafiche, anche insomma le più potenti. Non abbiamo bottleneck se non proprio in qualche caso rarissimo, in qualche gioco particolare, particolarmente CPU limited. Però andare a spendere secondo me soldi per un 7800 X3D ci poteva stare, ma la differenza di prezzo, soprattutto ultimamente che i prezzi sono aumentati per questo processore, ecco, non giustificava secondo me la spesa. Per questo motivo ho deciso di rimanere con questo Ryzen 7 che avevo già in casa e preso qualche mese fa per iniziare a fare questi test. Come RAM abbiamo 32 GB di tipo DDR5 della marca Silicon Power. In particolare le specifiche sono 6000 MHz CL30 come latenza. E questo è lo sweet spot, come sappiamo, per i Ryzen della serie 7000, per il semplice fatto che in questo modo l'hardcore frequency e il memory clock sono 1 a 1, perché se invece andiamo ad aumentare la frequenza della RAM è praticamente impossibile che il controller di memoria riesca a reggere questa velocità e per questo motivo poi entrerebbe in funzione, ecco, un ratio 1 a 2 e non 1 a 1, e per questo motivo poi l'hardcore frequency si deve andare ad abbassare in questo modo e perdiamo qualche prestazione. In questo modo invece con le RAM a 6000 MHz riusciamo a mantenere questo rapporto 1 a 1 e avere le prestazioni migliori per quanto riguarda gli ambiti CPU limited. Come scheda madre, e qui viene il bello, vi dico subito, abbiamo questa Asus ROG Strix X670E.
e gaming wifi, che è una scheda madre che vi dico subito costa nuova 500 euro. Voi direte: ma sei impazzito, hai preso una scheda madre da 500 euro e un processore da 160, potevi prendere un processore migliore. Ma in realtà vi fermo subito perché questa scheda madre in realtà l'ho pagata 150 euro su eBay. Voi mi potrete chiedere come hai fatto a pagarla così poco. Perché ho, diciamo, tentato l'azzardo, ho provato a prendere una scheda madre rotta su eBay, vincendola all'asta a 150 euro, che però se era rotta effettivamente c'era un motivo, e il motivo erano diversi pin piegati nel socket. In realtà questa scheda madre era praticamente intonsa, parlando col venditore l'aveva acquistata per la sua nuova build, mentre montava la CPU gli è cascata e aveva piegato questi pin. Io vi dico, starete vedendo le immagini a schermo. Ho provato a rimettere in sesto una volta presa la scheda madre, avendola sotto mano, ripiegando i pin al posto giusto. Ho avuto la fortuna che questa scheda tornasse a funzionare. Vi ripeto, è stato un po' un azzardo, quindi non vi consiglio di fare una cosa del genere. Piuttosto prendetevi una scheda madre comunque di buona qualità. Ci sono diversi modelli anche a 150 euro che vi supportano tutti i Ryzen della serie 7000 e 9000, magari diverse B650. Ne abbiamo viste anche qui sul canale, come la Asrock B650 PG Lightning, che è la scheda madre con cui ho fatto i test fino a poco tempo fa. Però ecco, ho detto proviamo a prendere questa scheda madre che come feature anche per una testbench è molto utile, visto che ha il tasto di accensione frontale, ha anche il tastino per rimuovere le schede grafiche senza dover andare a premere sul gancio che tiene la scheda video per rilasciarla, oltre a essere una tra le migliori schede madri per i Ryzen della serie 7000 e 9000. Come SSD invece abbiamo questo Crucial T500 da 2 TB in formato NVMe 4.0 ed è, vi dico subito, uno dei migliori SSD in formato 4.0, ci permetterà di installare tutti i giochi e tutti i programmi di produttività da testare poi con questa testbench. Come alimentatore poi abbiamo questo Thermaltake da 1050 watt 80 plus platinum. Questo è un alimentatore che magari i più attenti di voi avranno riconosciuto che andò in sconto quasi in errore di prezzo effettivamente ormai un anno fa circa. E ero riuscito a prenderlo veramente a un prezzaccio, quindi per questo lo troviamo qui ed è ovviamente un ottimo alimentatore, condensatori tutti giapponesi e anche in formato ATX 3.0, cioè con il cavo 16 pin per l'RTX 4000 già incluso. Come ultimo componente da raccontarvi, mi sono lasciato per ultimo questo dissipatore a liquido all-in-one che mi ha mandato Endorphy. Questo infatti è l'Endorphy Navis F240 ARGB. Dissipatore di fascia relativamente alta di Endorphy, noi li abbiamo già visti qua sul canale, sia l'F360 che l'F280 in due build, una nel mio PC principale e l'altra invece nel PC da registrazione e streaming. Vi posso assicurare che anche in quei casi sono stati dissipatori che veramente mi hanno sorpreso in termini di performance, di temperature e anche di rumorosità veramente bassissime, con le ottime ventole che ha a disposizione questo dissipatore. In questo caso poi è la versione ARGB, quindi ecco, avremo anche un po' di lucine per condire il tutto. Quindi direi ora di passare a un breve assemblaggio e poi a delle considerazioni finali, ovviamente anche con le temperature che si riescono a ottenere con questo Ryzen 7 accoppiato a un Endorphy Navis F240. Next day.
E rieccoci con la test bench assemblata. Io devo essere sincero, non mi aspettavo che venisse così bella, però ovviamente il merito va in parte alla struttura del case, che vi ripeto potete trovare qua sotto i link di questo canale su eBay che le vende, però veramente molto molto versatile, molto comodo anche assemblare. Certo, magari fissare il dissipatore a liquido, passare poi i tubi davanti è stato un pochino complicato, però in cambio abbiamo veramente una compattezza e una versatilità che non sono per nulla male, pur considerandosi una test bench, giustamente, visto che quello deve essere il punto focale. La scheda madre poi fa sicuramente la sua figura, ma vi ripeto, qui è stato più un azzardo che altro, e se volete ricreare una cosa del genere vi sconsiglio di andare a prendere una scheda madre rotta per cercare di ripararla, perché molto spesso non sono soltanto i pin a essere rovinati, ma magari c'è anche da riflashare il BIOS, oppure ci possono essere proprio cortocircuiti interni nell'elettronica, il che poi rende anche il fatto di diagnosticare cos'è che è andato storto e tutto, ecco, non un lavoro semplice, non un lavoro per gente non esperta. Ovviamente anche due parole sul dissipatore che abbiamo utilizzato, che è quello che ci ha mandato Endorfi, è il Navis F240 ARGB con ventole Fluctus da 120 mm, anche quest'ultime ARGB. Devo dire, già in passato lo sappiamo, abbiamo testato questi dissipatori Endorfi, mi sono sempre trovato molto molto bene, soprattutto per la rumorosità e le prestazioni di conseguenza che hanno questi dissipatori, perché anche con velocità minime delle ventole riescono a raffreddare senza problemi i processori, che per carità non saranno super bollenti, però il loro lo scaldano. Anche in questo caso questo Ryzen 7, andando a consumare circa un centinaio di watt, magari a stock un pochino meno perché il modello, ecco, non X, arriva dopo 10 minuti a una temperatura di 60-65 gradi circa, che non è per niente male considerando che è un Ryzen della serie 7000. Volendo potremmo anche andare a fare un po' di overclock senza nessunissimo problema, ma sono sicuro che anche magari un giorno, se andassi ad upgradare la CPU magari a un 7800X3D o un futuro 9800X3D, sarà senza problemi l'upgrade anche in termini di temperature, perché abbiamo ottenuto questi risultati con velocità delle ventole a 400 rpm circa, il che non è per nulla male. Devo dire poi anche dal punto di vista estetico e di montaggio, di facilità di montaggio, Endorfi secondo me è al top. Gli effetti luminosi sono veramente gestiti molto bene e anche molto uniformi sia sulla pompa che sulle ventole, e il metodo di montaggio, come vi anticipavo, è facilissimo, soprattutto per i socket AM5, ma anche LGA 1700 e 1851, che è il nuovo socket Intel. Possiamo montarlo senza dover montare prima un kit di fissaggio sulla pompa, perché come potrete già intravedere ci sono già le scanalature pronte per fissare le viti. Anche questo, insomma, è una cosa molto molto comoda che va riconosciuta, ecco, a questi dissipatori. Finendo il video parlandovi di quelle che potranno essere le schede grafiche che andremo a mettere qua sopra, ovviamente questo è un computer per fare test proprio su schede grafiche, volendo anche su processori, ma in quel caso dovremmo ovviamente cambiare piattaforma o magari mantenere questa se andiamo a testare Ryzen della serie 7000 o 9000. Però la scheda grafica in particolare sarà il componente che verrà cambiato ogni volta, perché ogni volta che dovremo fare dei test l'andremo a sostituire. In questo caso qui c'è lo spoiler del prossimo video: per chi ha guardato questo video fino adesso, andremo a testare la settimana prossima col video di domenica una RTX 4080 Super, che è questa che vedete qua davanti in questo esemplare della Asus TUF, davvero una scheda mastodontica che, pur essendo così ingombrante, su questa testbench ci dice veramente bene, non va a sbordare chissà quanto in larghezza, in lunghezza un pochino sì, però ok, col suo stand che la tiene e la sorregge un pochino, però per il resto è veramente molto molto solida. Adesso il PC è acceso, ma anche se prova a muoverlo non gli si dice niente. Una piccolissima modifica che ho dovuto fare al case per sistemarlo un po' è mettere quattro quadrettini di velcro sotto, così, ecco, da poterlo muovere facilmente senza poi graffiare i vari tavoli, scrivanie dove andremo a posizionare questa test bench. Detto questo, direi che ho parlato anche abbastanza. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace, con un commento su cosa ne pensate di questa test bench e magari di quali
schede grafiche, quali processori vorreste vedere testati qui sul canale, insomma, prossimamente. Detto questo, io non posso far altro che consigliarvi due video che, se non avete visto, vi consiglio molto di vedere. Il primo è quello della settimana scorsa sulla Nvidia GeForce 3 Ti 200, che è una scheda di 23 anni fa, però anche lì è interessante vedere come siamo andati a testare una scheda così vecchia, in che giochi e, insomma, la piattaforma che per l'epoca ovviamente era al top, ma che oggi si parla di retro hardware. Mentre il secondo video che vi consiglio, tornando all'hardware recente, è quello che riguarda il Ryzen 9 3950X. Mi sembra di aver detto tutto, quindi io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!